Per tutti quelli che ci seguono, perché cosa è Tenerife, Francesco Callori oggi è venuto a fare una visita alla mia amica Nadia. Ciao caro. Mi piacerebbe che Nadia si presenta da sola, così almeno capiamo dove stiamo. Dove siamo, Nadia? Continente, proprio parto da Sì, lontano, come vuoi, naturalmente, dall'universo. perché uno scoop di Tenerife, siamesi per sempre. Noi siamo gemelli e di conseguenza è uno D'anima, scoop non ci d'anima, somigliamo moltissimo, naturalmente. però esteticamente, Perfetto. ma forse interiormente sì. Sì. Prosegui. Allora, Nadia Voledo Diò, siamo in Canaria, Tenerife, precisamente nel sud di Tenerife, a Torrisca, Sfagna Bay, zona Torrisca, Sfagna Bay, hotel Isla Bonita, perruccheria Vanity, Fantastico. solo per chi è vanitoso. Certo. Chi non si piace più di tanto, no, Perché per chi vuole essere un po' vanitoso può venire qui da Vanity. e lo renderemo più vanitoso ancora. Fantastico. Però oggi parliamo di qualche altra cosa, naturalmente. Volevamo un po' spettegolare o fare un po' di gossip qui di Tenerife, naturalmente, perché si parla sempre, andiamo in vacanza a Tenerife o andiamo a vivere a Tenerife. Io vorrei un pochino sfatare questa che sta accadendo in questo momento, perché un'isola, dove dovrebbero esserci turisti come economia, adesso abbiamo più residenti che turisti. Di conseguenza non funziona bene un algoritmo per trasferirsi in massa come sono avvenuti. Da questo poi nascono un sacco di aneddoti simpatici o drammatici, no? Sì, io ho 21 anni che sono qua, quindi ne ho Ecco, viste qualcuna. meglio di Nadia non ci Ne può ho viste passare raccontare. tante, ne ho viste, pochi sono rimasti, purtroppo, perché bisogna lottare con le unghie e con i denti per rimanere qua. Siamo stranieri sempre, anche se io mi sono inserita abbastanza bene, amo molto quest'isola, principalmente per il clima, è la cosa che penso spinge chiunque. A livello fiscale era meglio, era, perché adesso più o meno siamo lì, Giusto, anche qui si siamo lì, pagano le si pagano tasse, tutte le tutte le tasse del tasse. mondo e c'è un ritmo di vita più light, Per le più da persone, sud, esatto. chiaramente c'è lo stress anche qui, dipende da come vivi, con chi vivi, cosa Certo. fai. E però te lo crei, diciamo, lo stress, forse non è proprio numero uno, qui lo stress come in Italia, come in Europa, che sei Sicuramente. stressato perché sono tutti stressati. Qui vivendo in un contesto che sono tutti in vacanza, probabilmente è tutto un po' più rilassato. E Canaria, non parlo di Spagna, parlo proprio perché per me sono due cose differenti, Spagna e Canaria. Spagna è molto simile, è parte d'Europa, è molto simile a noi. Io a Madrid mi sono ritrovata in un ambiente completamente italiano, quasi, di stile quasi italiano, diciamo come Molto tu. cosmopolita. Sì, cioè sulla stessa linea d'aria. Invece io qua trovo che sia più Sud America. Le Canarie io la vedo molto più Colombia, Venezuela, hanno influenze. Non per niente c'è un gemellaggio, si erano trasferiti molti emigrati in Venezuela, molti venezuelani sono venuti qua. Ah sì, questo di Sì, una decina di anni fa, no, anche credo. di più, Anche di penso più. anche di più. Io penso proprio che le persone tipiche canarie hanno proprio a livello di sangue proprio un ritmo più sudamericano, tante parole anche, Ah, di tante, conseguenza anche loro anche hanno nel linguaggio ci sono avuto. parole che sono più sudamericane che spagnole. Però hanno avuto Sì, sono spagnoli, invasione. diciamo un po' quando gli interessa, con il Esatto. campionato del calcio, con le Certo. tasse, con Benissimo. l'economia. Allora sono come delle ole, delle onde. Hanno iniziato i Un po' se mi posso sudamericani, per. hanno Sì, riempito Tenerife, poi per qualche sono stati cosa. colonizzati, però innanzitutto penso proprio che siano a sé. Canario è Ah, canario, non lo vedo certo. spagnolo, parla spagnolo, Certo. non proprio spagnolo, parla canario, Perfetto. perché è più vicino al venezuelano come accento che lo spagnolo. E proprio lo vedo un personaggio a sé, non facente parte proprio, secondo me, della Spagna. Perché rimane sempre un È più isolano, più sì, chiuso, sì, no, più. sì. Secondo me c'è proprio due categorie molto diverse del canario, che si fa fatica a entrare in un canario, però quando ci entri è molto dolce.
è molto carino, è molto... costa moltissimo entrare, sono molto stretti, sono un pochino come i nostri sardi, se mi posso permettere. Sì. Sono isolani, quindi sono molto gelosi delle loro terre, sono molto... non voglio usare un termine razzista, perché lo siamo tutti, sia noi che in Italia con il sud, con gli stranieri, però io vivendo qua da 21 anni ho visto che ti ci affezioni talmente tanto, io da fuori, da emigrata, vengo qua, vivo qua, e quasi mi dà fastidio sentire l'invasione di tante persone che arrivano qua, la vedo un pochino da proteggere, perché esatto, sta costruendo, esatto. Anzitutto dove ti giri, vedi ogni settimana, vedi costruzioni nuove, che ho paura che caschi l'isola fra un po', ci sono più edifici, più edifici, più hotel che quasi terra. Sì, terra. Sì, no, gli hotel sono che però indubbiamente, stracolmi di gente, sì, perché non si sa dove sono, io ancora sono c'è hotel, tutto inclusi, sì. Dove non inclusi fa vengono problema. Prigionieri. Tana. Sì, rimangono sì bloccati, io lo vedo qua che sono in un hotel di 487 abitazioni, sì, e adesso occupazione massima per dire, tanti... Sì. C'è una buona animazione, c'è piscina, c'è tutto, tanti non riescono a vedere il mare, ecco, è sconvolgente. Come li sconvolgente. Portano con l'aeroplano, li bloccano, fermano, qui c'è un'animazione tremenda, mangiano, dormono, si divertono, fantastico. Qualcuno non va in spiaggia, fantastico. È pericoloso, è bruttissimo. Allora, potenzialmente Tenerife è un posto di vacanza, se beh, vuoi. Oddio, sì, esclusivamente. Io no, penso, per non viverci è un altro, è un'altra storia, se sì, vuoi. Sì, 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 completamente un'altra storia, però io ti dico, io sto lottando con le unghie e con i denti per rimanerci, perché pur essendo italianissima, orgogliosissima di essere italiana, sia per me stessa che quando dico sono italiana, vedo che la gente si illumina piacevolmente e ti dà un tono essere italiano. Bene. E sempre lo manterrò, però a livello proprio di ubicazione e di e mi guardo intorno, vedo palme, spiagge, mare, ed è una gran ricchezza. Beh, anche se uno non si arricchisce, meno che venga fatto qua con tanti bimilioni. Benissimo. Però voglio dire... Bene, io credo che con questa piccola chiacchierata un po' più allargata abbiamo dato qualche informazione. Dici per me, è vero, di più allargata? Sì, no, non lo so, va bene. Fratello e sorella, siamo belli che tutti e due. Ho detto c'è ancora le fontanelle. Grazie, grazie, ecco. Azione, prima, bene, così perché... Così. Mi guarda. Beh, essendo un esteta... Vedi che mi affila? Fantastico. Se invece vado su... Ma sta partendo già? No, ah, non lo so, senti. Allora, in compagnia di Nadia. A voledo, ti ho. Perfetto, ce lo facciamo ripetere nuovamente. Nadia, dove ti trovi te? Tenerife, Canaria, in Canaria, Spagna. Torvisca, Spagna B. Spagna B. Playa de las Américas. Hotel Isla Bonita. Hotel Isola Bonita. Peluqueria Vanity. Ricordatevi questo nome. Solo per vanitosi. Solo per vanitosi. Come? Per verticale. No, no, questo deve andare così, perché noi adesso ci imbellettiamo un pochino. Ma oggi che cosa raccontavamo?